con noi siamo molto felici di farti vedere casa nostra, perché noi la stiamo vivendo questo disagio, ma è comunque sempre casa nostra. E, questo è il vostro cane? Sì, si chiama Cleo. E anche lei è con voi? Noi, è contenta e felice anche se siamo in mezzo alla strada. Quindi questa è la vostra abitazione? Sì, e da quanti mesi siete qui? Da maggio dell'altro anno. Cioè, in pratica, fino adesso, scusate, ma la domanda per la casa popolare l'avete fatta? Sì, solamente che c'è un piccolo problema. Qual è? Mancava un anno di residenza per prendere la casa popolare e tutto sommato avevo anche punti a favore per prenderla, visto che sono seguito anche comunque dai servizi sociali. Dagli assistenti sociali. Ci aspettavamo qualcosa di più dagli assistenti sociali, ma ci siamo sbagliati. Scusate, ma prima dove eravate residenti? Sempre in casa comunale. Posso chiedervi come mai le Vallette e non un altro luogo? Ma perché... Ciao. Perché le Vallette e non un altro luogo? Le Vallette perché comunque ci siamo sempre trovati bene con le persone. Ma conoscevate già il quartiere? Sì, perché abitavamo, comunque le nostre mamme abitavano qui vicino e comunque noi abbiamo avuto anche problemi con i nostri genitori, tutto per non creare fastidi e altre cose siamo dovuti comunque prendere la nostra vita in mano e aggiustarci come Dio comanda, cioè farci una famiglia. Vabbè, però adesso Marco, adesso onestamente, allora l'amore è vero che riempie il cuore e dà la possibilità a tutti di guardare avanti senza tanto disperare. Il fatto che voi seguiate un cane ed è per voi un membro della famiglia è bello perché vuol dire che siete in grado di dare amore e come si nota il cane è anche molto tranquillo, quindi probabilmente siete anche capaci di trasmetterlo quell'amore. Però il mio problema è capire noi cosa dobbiamo fare o cosa possiamo fare, perché se sappiamo che manca la residenza, cioè mancano i criteri di assegnazione di alloggio per voi, e cosa possiamo fare realmente? Cioè, cosa vi aspettate ancora? In poche parole, sto anno che manca a dicembre, per cui lui a dicembre... Cioè voi siete disposti a stare fino a dicembre in mezzo alla strada? Fino a marzo dell'anno prossimo, perché... Perché dobbiamo aspettare il prossimo bando, non quello che c'è adesso. Avete fatto la richiesta per l'emergenza abitativa? Anche quello. Ci vogliono 3 anni di residenza. E abbiamo fatto 2 anni di dormitorio e ci siamo stufati perché comunque... Venivamo trattati non in modo corretto e comunque... E c'era anche il cagnolino? Sì. Certo, lei è sempre stata con noi, ci ha sempre seguito, ci ha sempre difeso, ci ha sempre tenuto... Senti, questione lavorativa come l'affrontate? Io ti posso dire, per la mia situazione non posso, devo aspettare un lavoro che mi diano loro. Perché essendo invalido non posso comunque prendere e andare a lavorare da altre parti perché prendo una pensione minima, sono 289 euro e non riusciamo a campare tutto il mese. E tu invece che cosa sei capace di fare? Cioè... Allora, io per adesso sto lavorando da una ragazza 2 volte alla settimana. Cosa fai? Pulizia in casa. Ok, però saresti in grado di fare anche altri lavori? Sì. Dimmi quali. Per esempio come badante, che l'ho sempre fatto. Sì. Anche perché ho 2 anni lavorativi in casa di riposo. Mm-hmm. Purtroppo non ho l'attestato perché era subentrato l'ente privato e io ero sotto la cooperativa. Ok. Vabbè, ma quindi sei disponibile per tutto. Sì. Orari? Andrebbe, non mi interessa come orari. Va bene, grazie ancora Marco, grazie ancora Angela, e proviamo a metterlo in rete questo video per far sapere di voi e per far ricordare che c'è la vostra situazione da risolvere. Grazie ancora. Noi siamo qua, vi aspettiamo tutti, se volete venire a prendere un caffè con noi, siamo molto felici, visto che condividiamo tutto quello che abbiamo con le persone sia di fuori o dentro le Vallette. Grazie. Grazie.